andiamo ragazzi, e fai così. Dai Roma, dai Roma. Un'ottima partita da parte della Roma che stravolge il Casablanca, che comunque diciamo, nonostante qualche timido tentativo di andare in gol, diciamo alla fine si è fatta veramente stravolgere fatta travolgere da una grande Roma, che è veramente una grande vittoria a spirito di squadra, veramente una grande partita. È vero, è soltanto un'amichevole, però comunque mi è piaciuto molto questa prova, mi è piaciuto molto il modo in cui abbiamo giocato. Infatti la Roma ha giocato molto 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 offensivo, ha difeso molto molto bene, infatti Smalling, impenetrabile, Smalling da 10 proprio, Smalling da 10, Smalling e Mancini da 10, cioè veramente. Smalling si è ripreso in una maniera, cioè è un giocatore completamente rinato. Dopo i brutti infortuni dell'ultimo anno è un giocatore completamente rinato. Poi Mancini, veramente Mancini anche lui è riuscito a coordinare bene la retrovia giallorossa insieme all'inglese appunto Smalling. E poi è andato anche in gol. Infatti, ragazzi, vi dico la verità, io Mancini ce lo vedo veramente molto molto bene come vice capitano, veramente. Lui la seconda volta, questa è la seconda volta seconda volta che lui indossa la fascia da capitano, e due volte veramente l'ha onorata la sua fascia da capitano, l'ha saputa onorare. L'ha fatto contro Genoa, mi ricordo, che ha segnato anche, e l'ha fatto anche con il Casablanca da capitano, e ha segnato, veramente grandissimo, impeccabile, monumentale, insieme a Smalling, veramente monumentale. Poi, per quanto riguarda Gasdorp, la solita locomotiva, veramente oggi non si è fermato un attimo nel primo tempo, non si è fermato un attimo, uno che praticamente è uno di quelli che ha partecipato più ai contropiedi della Roma. Poi per quanto riguarda sulla fascia sinistra, molto bene anche Vigna, che ha saputo diciamo intercettare molto bene i contrasti. Poi aveva fatto anche il tacco diciamo per Mkhitaryan, che si è mangiato il gol davanti alla porta. Peccato, peccato, perché sarebbe stato un bell'assist. Poi a centrocampo, allora a centrocampo molto molto bene, con Veretout ha fatto un buon lancio lungo verso Gasdorp, che però poi ha sprecato l'occasione da gol. Cristante molto bene, mi è piaciuta molto anche la prova di Brian Cristante, che ha saputo veramente muoversi molto bene, ha avuto una buona visione di gioco in questo primo tempo, è stato molto bravo con la sua tecnica, si è mosso molto bene, quindi ha sfornito anche l'assist per il gol di Mancini. E poi per quanto riguarda l'attacco, siamo stati veramente devastanti, a dir poco devastanti, con un Zaniolo infermabile. Infermabile proprio. Poi dall'altro ha un'azione da gol, praticamente mentre sta dribblando l'uomo non gli ha fatto più capire niente, non gli ha fatto più capire niente ai difensori del Casablanca. Pertanto che quando stava dribblando un difensore l'ha fatto cadere per terra proprio, perché cioè proprio ti fa ubriacare. Lui quando dribbla ti fa proprio ubriacare. Poi Mkhitaryan, molto bene anche lui, ha segnato anche il gol decisivo per il 4-0. Poi chi c'era poi? Ah, Esharawi, un po' di meno rispetto agli altri, però anche lui una prova molto convincente anche la sua, soltanto reputo, come dire, una prova meno convincente, cioè lo reputo diciamo meno convincente rispetto a quegli a tutti gli altri attaccanti che hanno giocato. Lo reputo meno diciamo che mi ha convinto, quello che mi ha convinto di meno. Poi per quanto riguarda l'Uzbeko, ragazzi, cioè l'Uzbeko, ragazzi, che dire? Cioè, la seconda partita da titolare, due partite da titolare ha fatto, due gol e un assist. Cioè, ragazzi, che dire, ragazzi, che dire? Cioè, ovviamente andiamoci piano con questo giocatore, però cioè, se lui veramente continua
continua così, con questo approccio qua, con questa mentalità, veramente può andare da qualsiasi parte, cioè veramente. Lui può dribblarseli tutti, può proprio fare il botto lui con la Roma. Se lui veramente continua con questa mentalità qua, perché per fare queste prestazioni come ha fatto Shomurodov, ci vuole mentalità, veramente lui può andare da qualsiasi parte proprio. Con Shomurodov possiamo veramente. Cioè, può veramente fare il botto a Roma se continua così Shomurodov. Ovviamente andiamoci sempre piano, andiamoci sempre cauti, però mi sta convincendo il giocatore, ecco. Poi per quanto riguarda Mourinho, nel secondo tempo ha fatto entrare anche forze fresche. Ah, e mi ha detto anche Rui Patricio. Rui Patricio non è stato impiegato abbastanza, visto che il Casablanca non è che si avvicina tantissimo in porta. Però è stato decisivo nella parata sull'unico tiro in porta praticamente del Casablanca, una buona parata, veramente a tu per tu con il giocatore. Ha fatto una buona parata, poi è entrato Fuzzato, che anche lui ha saputo proteggere molto bene la porta. Poi è entrato Kumbulla e Karsdorp, Kumbulla e Karsdorp, no no scusate, Kumbulla e Bagnez, i Bagnez. Secondo me qualche lancio lungo te lo fa finire fuori, però Kumbulla non è che mi stia convincendo abbastanza, ecco. Io spero che in questo campionato, diciamo, cambi testa, perché così non si va proprio, non si va proprio avanti così. Così veramente non va con Kumbulla. Cioè, a me diciamo, in questa preparazione, nelle amichevoli, pre-campionato non mi è piaciuto. Poi Bagnez qualche lancio te l'ha fatto venire fuori. E poi che dire, poi è entrato Zaleski, che anche lui qualche finta te l'ha fatta vedere. È entrato Diawara e Darboe. Allora, Diawara e Darboe leggerini, ecco. Darboe forse, cioè più che altro leggerino Diawara. Diawara non mi convince proprio. Diawara è veramente non mi ha proprio convinto in questa partita. E poi, per quanto riguarda davanti, porca Majoral è entrato e ha segnato, e che dirgli. Ottima prestazione anche la sua. Per quanto riguarda la squadra, veramente gli darei un 7,5, perché abbiamo attaccato abbastanza e l'abbiamo fatto molto bene, e soprattutto abbiamo saputo difendere anche molto, molto bene. Abbiamo saputo, diciamo, difendere bene, salvo qualche errore difensivo. Abbiamo saputo veramente difendere molto bene con Smalling e Mancini, e soprattutto. Sì, nel complesso abbiamo fatto una grande partita. Mourinho gli ha dato una bella striscia dai suoi e ha veramente dato una bella preparazione atletica, perché si vede che sono giocatori vivaci. Ad esempio Zaniolo si vede che è molto carico, e si vede che Mourinho proprio gli dà una buona, buonissima preparazione atletica. E questa è una cosa più che positiva. E con questo concludo qua il video, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, un commento, fatemi sapere la vostra su Roma Casablanca. E che dire, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video. E che dire, bella roba, vi manda un salutone, un bacione, noi ci vediamo al prossimo video, sempre 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 forza magica Roma, ciao ragazzi.